Bentornati e bentornati sul canale. Come potete vedere, eccolo qua subito spoilerato nell'anteprima del video. Andremo a vedere il mio nuovo monitor in 4K, sempre dell'LG, non più in 21 noni ma in 16 noni. Andremo a vedere appunto che cosa troviamo al suo interno, dove l'ho acquistato e quant'altro, per arrivare poi alle sue funzioni, ovviamente, e al suo prezzo nelle considerazioni finali. Vi lascio alla clip e poi ci vediamo a fine video. Ok, andiamo a vedere allora che cosa troviamo all'interno di questa scatola. Nel mentre vi dico subito le caratteristiche, così almeno non me le perdo nel mentre. Il modello è l'LG Ultra HD Monitor 4K 27UL650, 68 cm, quindi 27 pollici. E altre caratteristiche importanti: ha la sua HDR 400 nella versione 400, l'IPS in 4K e ha la funzione AMD Radeon FreeSync. Adesso inizio a spacchettare e andiamo a vedere insieme cosa troviamo all'interno. Ok, una volta spacchettato, mi raccomando, prima di aprire guardate sempre dov'è il lato frontale, in modo tale che potrete aprire e ritrovare sotto al primo strato di polistirolo il monitor. Eccolo qui, ovviamente adesso lo mettiamo un attimo da parte. Vi faccio vedere tutto spacchettato una volta che appunto ho trovato anche i vari accessori che sicuramente saranno sotto. Andiamo a spacchettare ulteriormente e poi vi faccio vedere appunto una panoramica del monitor e accessori vari. Una volta spacchettato, ovviamente adesso l'ho già messo da una parte così ve lo faccio vedere meglio il monitor, all'interno in questa versione troviamo il blocco con il suo attacco VESA, quindi che poi vedremo montato alla fine, la manualistica con il disco che sinceramente potevano anche rivestire, comunque con la manualistica soprattutto in questo caso per la regolazione dell'immagine, non come l'altro modello che avevo e andate a vedere, magari vi metto la recensione dell'altro monitor che vi ricordo al momento, in questo proprio preciso momento, ho appena finito di impacchettare perché lo vendo, quindi se qualcuno di voi fosse interessato vi lascio intanto il link alla recensione precedente e poi eventualmente se siete interessati lasciate un commento e vedremo finché appunto sarà disponibile. Comunque andiamo avanti, vediamo che cosa ci lascia LG insieme a questo nuovo modello. Il cavo HDMI come poteva essere per gli altri modelli, ma soprattutto il DisplayPort, il che non mi dispiace perché appunto l'ho acquistato per questo motivo, quindi poter aumentare la risoluzione e poter avere una qualità migliore di immagine, anche se rispetto all'altro modello ovviamente ho rinunciato a 2 pollici di grandezza in meno. Poi l'alimentazione, come potete vedere, è tutto in colore bianco perché lo vedremo insieme dopo. Il bianco tornerà come colore predominante e in più la staffa finale da poter appoggiare al nostro piano d'appoggio, che sia scrivania o tavolo o quant'altro. E poi, ecco, me lo stavo scordando, questo andrà ovviamente alla staffa posteriore e questo ci permetterà di far passare i cavi dietro al monitor nel modo un pochino più preciso possibile. Vado a montare tutto e andiamo a vedere insieme il monitor una volta montato. Ma ovviamente prima di farvi vedere come sarà l'effetto finale, andiamo a fare una panoramica del davanti e del dietro di questo prodotto. Davanti semplicemente un 27 pollici, niente di particolare da notare ovviamente, ma andiamo a vedere nello specifico il consumo. È sempre un classe A, 30 watt di consumo stimato, poi andremo a vedere se effettivamente consumerà così o meno, ma questa è sempre la potenza massima. Modello del 2020, o comunque la classificazione del 2020. Poi il modello vi ricordo che è sempre su LG stampato dietro. 27 pollici, 68 cm. Andiamo a vedere il retro, soprattutto per il tipo di connessione che ha, e poi si monta tutto. Eccoci qua, il retro. Questa volta su questo LG non c'è la pellicolina da dover rimuovere dal logo, ma come vi dicevo prima, il bianco è il colore dominante.
Infatti magari potevo scegliere un altro sfondo, ma così si vede lo stesso. L'importante adesso del retro è farvi vedere, vabbè, il solito joystick, accensione e gestione del menu, le impostazioni che vi dicevo, ma per quanto riguarda la fabbricazione, quindi luglio 2020, quindi recentissimo. Vabbè, qui altre informazioni sul consumo, il tipo di modello, che ve lo zoomo meglio, 27UL650W, e dopodiché i semplicissimi ingressi che ha. Quindi due porte HDMI, l'ingresso dell'alimentazione, l'uscita cuffie, quindi audio, e DisplayPort. Questa ovviamente ve ne parlerò magari nel dettaglio, però una volta che l'ho provato, ovviamente, quindi magari non in questo video. E qui l'attacco VESA che potrete decidere o di sistemare sul supporto a muro oppure sulla sua staffa. Andiamo a montare tutto e poi conclusioni finali. Piccolissima e velocissima informazione, rispetto ai modelli precedenti, questo è ancora più semplice da montare. Ci ho messo veramente 2 minuti perché il suo attacco VESA, che potete intanto vedere che si può regolare ovviamente, ha semplicemente il suo incastro e questo semplice tastino che si vede qui, se si schiaccia verso il basso, ci dà modo di sollevare e togliere il supporto. Quindi è molto semplice. L'installazione è veramente velocissima. Prima dall'alto e poi tac, si incastra ed è fatto. La parte sotto invece non ve la sto a far vedere troppo, ma semplicemente si mette la vite che abbiamo a disposizione. Come potete vedere, adesso io l'ho già avvitata tutta, però comunque si avvita questo perno, dopodiché si chiude. Fine, montato. Ora ve la faccio vedere in una piccola panoramica e poi lo vedremo insieme acceso. Eccoci giunti anche in questa nuova recensione alle conclusioni finali. Veniamo al prezzo, come mi sono trovato, perché ho voluto portare questa ultima parte di video dopo averlo utilizzato almeno 7-8 giorni per poter dare quindi già un inizio di parere personale, ecco, in modo tale da poter dire già quali possono essere alcuni pregi e alcuni difetti. Al momento, allora, partiamo subito a bomba il prezzo. Il prezzo si può trovare su Amazon, lascerò ovviamente anche qui tutto in descrizione, al costo attuale di 378 euro. Ovviamente non è una spesa proprio semplicissima, ma la qualità sicuramente non ha dubbi praticamente. Nell'uso quotidiano lo sto usando veramente per tutto, per lavoro, per editing video, per giochi, per veramente tanto. Come potete vedere, ho collegato anche il mio MacBook Pro tramite il suo cavo e quant'altro, e non perde assolutamente di qualità. Nell'altra recensione stavo guardando quali erano i pro e i contro anche notati da voi, e allora, innanzitutto, come l'altro monitor non ha delle casse interne, quindi o comunque non possiamo ascoltare nulla che provenga dal monitor se non tramite l'uscita AUX, quindi ci possiamo collegare, come nel mio caso vedete, una cassa esterna oppure direttamente le cuffie, e quindi non ha casse integrate. Questa è la prima cosa. Poi alcune domande nell'altro video era che distanza va utilizzato. Questo, a differenza dell'altro, si può veramente inclinare in tutti i modi, si può alzare, abbassare, inclinare lo schermo veramente a piacimento. Poi, ovviamente, se lo doveste attaccare con il suo supporto VESA, come avete visto poi nel video, è molto semplice poter mettere un supporto a muro,
e di conseguenza, ecco, quella è un'altra regolazione che farete di conseguenza, però non c'è una vera e propria, ecco, distanza. Diciamo che nell'uso classico, come potete vedere in scrivania, ecco, almeno un metro, diciamo poco meno di un metro di distanza è l'uso, diciamo, classico. Poi sono talmente schermati che non dovremo avere troppi problemi, ecco, nell'utilizzo quotidiano. E mi ha affaticato la vista? Vi dico assolutamente no. Anzi, mi ha dato delle soddisfazioni perché adesso avete visto, ho dei LED, un po' di luci in più e quant'altro, però già di suo è ben retroilluminato, quindi di conseguenza non abbiamo il problema poi di sfocare la vista, di avere dei problemi anche durante la notte, che magari è l'uso un po' più intensivo che ne faccio. Per quanto riguarda il discorso grafica, anche lì ho preso dal precedente video, non perde di qualità, i pixel si notano e non si notano, praticamente la densità dei colori è ottima. L'ho utilizzato veramente in qualunque modo, anche appunto soprattutto nei giochi, l'HDR, quindi il 4K, rende veramente tanto. Perché ho scelto questo monitor? È semplicissimo. Sono voluto tornare un pochino indietro come impostazione di monitor dai 21 noni, quindi un po' più schiacciato, a un 16 noni. Però effettivamente il tutto è arrivato per caso, perché pochi mesi fa ho cambiato la scheda video e quindi di conseguenza, per sfruttare al meglio la scheda video che sfruttasse un 4K, non avevo il monitor adatto ed ecco lì il motivo. L'altro monitor, come ho spiegato in precedenza, è in vendita, quindi se siete interessati contattatemi. E attualmente quello si trova a 314 euro, ma ovviamente non è il mio prezzo di vendita. Ed è quello che avete visto nella recensione. Questo appunto, ripeto, 378 euro, ve lo faccio magari vedere un pochino meglio, però ripeto, non perde veramente di qualità. LG poi dà tutta la strumentazione per eventuali divisioni di monitor, di schermo, utilizzo più appunto PC in questo caso, come potete vedere, perché appunto gli ingressi dietro sono molto funzionali anche se non ce n'è tantissimi. E l'altra cosa che ho scelto questo monitor è per la sua DisplayPort, semplicemente perché avevo la scheda video, appunto anche quella precedente, con il DisplayPort, ma non avevo ancora avuto modo di provarlo direttamente su un monitor. La qualità veramente anche semplicemente di navigazione è cambiata, è più fluida per quanto riguarda il comparto visivo, ovviamente, e quindi al momento non trovo dei difetti. Quindi magari poi vi aggiornerò nei commenti durante l'uso in questi mesi e vi dirò. Non dovrei adesso avere troppi problemi a dover ricambiare di nuovo il monitor, però mi sembrava, ecco, giusto poter potenziare il discorso grafico nonostante una scheda video nuova. Ecco, non avrei sfruttato appieno le potenzialità della nuova scheda. Vi lascio comunque tutto in descrizione, sia la scheda video eventuale se vi interessa, che è montata su questo PC, il riferimento appunto per l'acquisto di questo monitor. E niente, spero che appunto il video vi possa tornare utile, visto che magari a novembre, chissà, ci saranno degli sconti soprattutto su Amazon e magari questo prezzo anche di questo monitor scenderà. E per qualsiasi cosa rimango ovviamente a disposizione. E niente, se poi avete curiosità e informazioni o comunque dubbi relativi a qualche funzionamento, impostazione o comunque qualsiasi cosa, lo sapete, vi lascio sempre ai commenti e vi risponderò il prima possibile. Come sempre vi auguro un buon pomeriggio, ma come sempre buona tecnologia e alla prossima. Ciao!